Allora Massimo Parchesi, visto che non hai fatto il commento in tutto il calcio minuto per minuto, questi 30 secondi iniziali, bisogna che li dedichi a noi, insomma, per raccontarci di questa partita qui nella piscina del Tardini, come l'hai definito, durante un collegamento. Eh sì, è vero, 5 gol su un campo impraticabile, in alcune zone del terreno di gioco il pallone non rimbalzava, però abbiamo assistito ad una partita intensissima dal punto di vista agonistico. Ha vinto il Parma 3-2, che ha sfruttato le solite amnesie difensive della Roma, però vorrei scagionare la maggior parte dei giocatori per alcuni errori che abbiamo visto anche a livello tattico, perché stasera proprio non possiamo parlare di tattica perché si è giocato più a pallanuoto che a calcio, però nonostante questo abbiamo assistito ad una partita veramente molto molto bella. Partita probabilmente poco regolamentare, se vogliamo, comunque molto epica per certi versi. Sì, sì, una partita ad altri tempi proprio. Vedere 5 gol su un campo del genere penso che sia da Guinness dei primati, quindi dobbiamo veramente applaudire Parma e Roma che hanno dato vita a questa partita davvero interessante fino all'ultimo. Ci sono state anche altre occasioni da gol, quindi le reti potevano essere anche di più. Ha vinto il Parma alla fine con merito. E se all'esordio al Tardini, se non sbaglio, perlomeno per da questa stagione, esatto, da quando noi facciamo la rubrica della cabina, diciamo sì. Così le tue sensazioni intanto su questo Parma, terza vittoria consecutiva. È davvero una bella squadra, costruita con criterio dalla società, in particolare da Pietro Leonardi, che ha pescato dei giocatori davvero interessanti come Belfodil ad esempio, che oggi è entrato per sostituire Amauri ed è stato sicuramente un fattore. Parma, che è lì in alto in classifica, scavalcato da Roma, e direi che si trova lì con pieno merito, perché è una squadra che gioca un buon calcio. Adesso lasciamo perdere appunto l'aspetto tecnico di questa sera, però in generale sicuramente è una delle squadre che offrono un buon calcio in tutto il campionato. La nostra è una coproduzione stadiotardini.com e tuttoilcalcioblog.it, che è questo sito specializzato, unofficial come si dice in gergo, dedicato a tutto il calcio minuto per minuto. Io so che volevi ringraziare qualcuno dei curatori, immagino. No, devo fare i complimenti, perché devo fare i complimenti al sito, perché è veramente molto molto interessante. Noi radiocronisti non vi neghiamo che clicchiamo spesso per sapere un po' le pagelle e tante altre cose. Comunque veramente complimenti, perché è un bel prodotto, una bella idea. Vi ci ritrovate nei giudizi, perché siamo un po' tutti dei dilettanti, tutto il calcio blog, chiaramente al cospetto, insomma. No, almeno personalmente mi trovo particolarmente d'accordo. Senti, io ho visto qua anche una miriade di fogli, quindi insomma tu non dai tanto retta a quello che aveva detto Ciotti a Repice. Cosa fai? Ti scrivi tutta la radiocronaca? No, soltanto statistiche per dei giocatori più che altro, perché poi per il resto si va a braccio, insomma. Poi può succedere qualche dimenticanza su azioni che vediamo nell'arco della partita, e può scappare il particolare, e allora se c'è un particolare è meglio segnarlo. Tra calcio e basket la preferenza è il basket. Lo confessi? Sì, apertamente, perché mi diverto di più, e poi è un altro ambiente, veramente. Sì. E questo passaggio però in prima linea a tutto il calcio, proprio come voce ormai di spicco tra i paesi. No, vabbè, il calcio è chiaro, è stata sempre la mia passione, perché non posso negare non posso negare il passato, insomma, ecco, quindi calcio e basket fanno parte della mia vita dall'infanzia, possiamo dire. Però ecco, se dovessi fare una scelta, per una serie di motivi, anche perché nel corso degli anni il calcio è cambiato, sono cambiate tante cose, e purtroppo il lavoro nostro è questo, quindi dobbiamo assolutamente essere in prima linea. Quando c'è una chiamata bisogna rispondere sì, però personalmente mi sono abbastanza disamorato, perché nel corso del tempo ne abbiamo viste di tutti i colori di questo sport, hanno veramente sporcato questo sport. Sì, infatti forse questo disamore, noi durante questa settimana abbiamo un po' ragionato sul fatto che il Parma, che in un buon momento, ha avuto soltanto 70 tifosi a Torino la settimana scorsa,
probabilmente c'è un po' di disamore in effetti. L'obiettivo probabilmente era quello di allontanare la gente dagli stati e l'hanno centrato in pieno per una serie di motivi, quindi non vediamo più soprattutto il pubblico ospite negli stadi, o ne vediamo pochissimo. Stasera per esempio, vabbè, al di là del maltempo, eravamo abituati a vedere 3, 4, 5 mila tifosi della Roma qui a Parma. Quanti ce n'erano? 200, 300 forse, quanti ce n'erano? Non più, 500, facciamo 500, anche perché è diventato sempre più complicato andare allo stadio oggi, e questo è uno dei motivi che mi hanno portato al disamore. Una volta io mi ricordo con i miei amici andavamo allo stadio 4-5 ore prima, sotto la pioggia, sotto il sole cocente, però ci si divertiva, partite a carte, panini, chiacchiere, insomma era un piacere andare allo stadio, adesso purtroppo non lo è più. Senti un po', tu hai già fatto outing per quanto riguarda la tua squadra del cuore, cioè voglio dire, i tifosi del Parma possono scambiarti per un romanista? No, perché a parte che la mia fede non è quella, primo. Appunto, quindi, e poi, no, al di là di questo, scherzo, naturalmente. Sì. Una volta c'era il vetro, non si poteva dire una volta, poi adesso però siamo più moderni. Senza metterlo troppo in giro, senza farlo sapere. Ma no. No, però non mi vergogno assolutamente di nascondere la fede calcistica, quindi bisogna, no, però l'importante è essere imparziali, essere imparziali possibile, poi chiaro, può farmi piacere, ecco, stasera ero particolarmente attento a quello che accadeva all'Olimpico, ma di Roma. Per la squadra avversaria, naturalmente. Esatto, quindi abbiamo capito, no? Certo. Va bene, allora grazie intanto della tua disponibilità e speriamo di rincontrarci su qualche campo. Un piacere per me, grazie a voi. Ok.